La salita di Poti porterà il nome di Marco Pantani. L'annuncio è del sindaco di Arezzo Ghinelli e l'idea è venuta dall'aver appreso che il pirata era proprio il mito di Gianluca Brambilla, il trionfatore della tappa aretina. In conferenza stampa Brambilla ha ricordato Pantani dicendo che era il suo idolo, il suo modello. Col cuore dico la salita sterrata di Poti, che è stata bellissima. Cioè, vedere quelle immagini in televisione sembrava vedere lo Stelvio, no? La gente accampata lungo la strada, quindi grande manifestazione di pubblico. La dedica a Marco Pantani, ha detto l'assessore Lucia Tanti, è un modo per rispolverare la storia e ripartire dalle grandi esperienze, seppure segnate da momenti tragici, per riannodare le fila di una grande disciplina sportiva e di un grande paese. Una dedica che ha fatto particolarmente piacere a Tonina Pantani, la mamma di Marco, che da sempre si batte per la verità sulla morte del figlio. Non sapevo niente, però è una bella iniziativa, mi fa piacere. E infatti mi ha detto anche Brambilla, si chiama il ragazzo, che avrebbe detto queste cose, che ha detto, sai, gli ho voluto regalare un libro perché ha detto così che Pantani è il suo mito, che vabbè. Ti piacerebbe quindi venire ad Arezzo magari nel caso quando ci sarà magari l'inaugurazione di questa cosa? Ah, lì, se io sono a casa che non ho impegni, certamente. Fa piacere, sì. Diciamo questi gesti, no, sono stati fatti anche in altri comuni, è il segno comunque che la memoria di Marco, insomma, piano piano si riabilita, secondo te? Sì, ma ormai la gente ha capito, sai. Senti, sull'inchiesta ci sono novità? Tutto fermo. Aspettiamo da Rimini, aspettiamo che il giudice ci dica andiamo avanti o non andiamo avanti, ancora non si sa niente. E su Campiglio aspettiamo, sì. Aspettiamo magari che finisca il giro.